Siete collegati con la palestra Keynes di Prato per la gara dell'ultima giornata del campionato di Serie A1 di pallamano, che mette di fronte la Touché Gruppo F Prato e il Brixen su Tirol. Avete visto poc'anzi le presentazioni, vi rileggiamo un po' le formazioni delle squadre: la Touché Gruppo F Prato con la numero 3 Svigac, 5 Micotti Martina, 6 Amerighi, 7 Gurra, 8 Borrini, 9 Della Maggiora, 10 Nicolai, 12 Blai, 15 Rubino, 17 Rossi Margherita, 18 Iamu, 20 Rossi Viola, 23 Martinelli, 25 Ucchino, 44 Felet, 88 Davossa. L'allenatrice Valentina Megli. La squadra del Brixen su Tirol presenta la numero 7 Muratovic, la numero 8 Eder, la 12 Hilber, la 13 Saranovic, la 17 Di Pietro, 19 Vegni, 20 Potligia, 22 Abiker, 25 Babbo, 26 Lukin, 27 Offer, 38 Rabanser e 69 Sozio. E la numero 77 Vicoler, l'allenatore è Noessing. A dirigere la sfida la coppia arbitrale composta da coppia arbitrale al femminile composta dalle signore Venturella e Sardisco. Dicevamo, ultima giornata di campionato, intanto fra l'altro c'è il fischio d'inizio, ma non è partito il cronometro e quindi si dovrà riprendere. E dicevamo, ultima giornata e anche ultima partita di questa ultima giornata, le altre si sono giocate nel pomeriggio. E le due formazioni, il Brixen su Tirol già ai playoff, da decidere a seconda del risultato di stasera se sarà quarto o terzo posto, mentre per le ragazze della Touché Prato già sicure dei playout, da vedere con il mezzo corona. L'avversario sarà il mezzo corona, però il mezzo corona quest'oggi ha vinto e ha superato in classifica le ragazze pratesi. E c'è ora la marcatura della numero 18 Vegni. Dicevamo, c'è da vedere la posizione in classifica finale dopo questa partita. Un pareggio andrebbe bene ad ambedue le formazioni, consentirebbe al Sud Tirol di chiudere al terzo posto e alle ragazze pratesi invece di finire a pari con il mezzo corona, ma con una miglior differenza. C'è la rete ora di Iamu che va a pareggiare, ma dicevamo una miglior scontri diretti. Ora la rete della numero 7 Muratovic, dicevamo miglior posizione negli scontri diretti, e quindi la formazione pratese avrebbe la possibilità di giocare due gare su tre tra le mura amiche. Veniamo in cronaca diretta, 2-1 per il Sud Tirol che ora guadagna i 9 metri. Da Vegni a Muratovic, ancora Vegni, lo scambio put, Muratovic all'ala per la numero 25 Babbo che va a realizzare. Siamo già dall'altra parte, Ucchino pallonetto che finisce però alto sopra la traversa. Il pallonetto di Virginia Ucchino, fra l'altro ex di questa partita. Ricordiamo che Brixen e Sud Tirol sono le campionesse d'Italia in carica, avendo vinto nella scorsa stagione il titolo tricolore, e in quella squadra lì militava anche Virginia Ucchino, ora in forza alla Touché Prato. Conclusione dalla distanza della numero 20 Pot che va a realizzare. 4-1 per le ospiti il punteggio dopo appena 3 minuti. C'è ora il tiro fuori, due errori nelle ultime azioni d'attacco
per Prato. Manovra la formazione del Brixen, palla recuperata da Svigac, lancio per Iamu, troppo lungo, lo recupera il portiere, può rimpostare la squadra del Sudtirol, palla all'ala per poi il tiro del numero 25 Babbo e la risposta di Beatrice Blai. Dall'altra parte la penetrazione e la rete di Svigac, penetrazione vincente dell'atleta croata che va a realizzare, accorciando il punteggio, 2 Prato, 4 Sudtirol. Palla all'ala che va a realizzare la numero 69 Sozio. La conclusione di Iamu, la parata di Lukin, dall'altra parte Vegni fermata, già battuta la punizione da 9 metri. Giro palla ora della formazione in maglia bianca, bianca-azzurra. Conclusione dalla distanza, deviata, la palla colpisce il palo, rimessa dall'angolo per il Brixen. Putte, palla persa, recuperata da Borrini per Iamu. Pallonetto alto, ancora un errore in fase d'attacco per Prato. E ora siamo dall'altra parte, con la parata di Blai sulla conclusione della numero 13 Saranovic, e può rimpostare questa azione d'attacco la formazione pratese. Svigac, Rossi, Iamu ancora per Rossi, il tiro di Rossi, non c'è fallo, il lancio, palla recuperata da Ucchino, però fallosamente, 9 metri per la squadra sudtirolese che ora manovra con Muratovic. Put, Babbo con una finta si libera di Borrini e va a realizzare secondo gol personale per la numero 25 Babbo, che con una finta si è liberata di Beatrice Borrini ed è andata a realizzare. Siamo ora dall'altra parte con la Touché Gruppo F che manovra, Svigac, Rossi, Iamu, Svigac, palla all'ala e la rete di Borrini. Dall'ala ci sarà da riprendere la battuta dalla metà campo dopo il gol. Sei Brixen Sudtirol, 3 Touché Prato dopo 7 minuti di gioco di questo primo tempo. Babbo, Muratovic, palla dentro, recuperata da Blai che rilancia per Beatrice Borrini, anticipata la rimessa laterale per Prato. Iamu della Maggiora, Iamu la conclusione e la rete di Charity Iamu con il tiro da fuori. E dall'altra parte il palo e palla recuperata, va via Iamu e va a realizzare Iamu il suo terzo gol personale e riporta Prato a meno 1. Palla dentro per Vegni che va a realizzare
E ora Svigac, si gira il pallonetto! Il pallonetto di Svigac. Tusce Prato che è ritornata in partita, accorciato, si è portata a meno uno. 6 Prato, 7 Brixen su Tirol. Quando sono passati 8 minuti e 30 di questo primo tempo dell'ultima giornata della stagione regolare, poi mercoledì prossimo inizieranno i play-out per la formazione pratese e ci sarà da vedere se si andrà a mezzo corona oppure si giocherà in casa. Conclusione di Put, parata da Beatrice Blai. E ora rallenta il gioco, vuole arrivare al tiro con un'azione manovrata. Svigac, Rossi, Iamu, ancora Rossi, Margherita per Beatrice Borrini, la conclusione parata dal portiere. Può ripartire Svigac, per un attimo sfiora il pallone. Però la numero 19 Vegni che va a realizzare, peccato, Prato aveva avuto la palla per andare momentaneamente in parità, c'è stato l'errore, la ripartenza della formazione ospite, il lancio, l'intercetto di Svigac, però poi la palla è finita alla numero 19 Vegni. E ora c'è la rete ancora di Svigac, terzo gol personale per l'atleta croata, mentre dall'altra parte c'è fallo, quindi si ripartirà con i 9 metri per Brixen, Muratovic, Put, conclusione che va proprio a fil di palo. E riporta più 2 Brixen. Manovra ora la formazione di casa. Rossi, Iamu, Rossi. Ancora della Maggiore, Iamu, Rossi, Margherita per Svigac. Si gira, palla dentro, che però non arriva della Maggiora e può ripartire Babbo in contropiede e va a realizzare e Brixen si riporta a più 3. Svigac per Ucchino, controlla poi all'ala per Borrini. Riparte Prato, Svigac, Rossi, Iamu. Ancora Rossi, Iamu della Maggiora, palla dentro, troppo lunga, però c'è fallo sulla numero 9 della Touché Gruppo F Prato. Si riparte con i 9 metri, già battuto. C'è passivo, bisogna andare al tiro. Svigac lo fa con un sottomano deviato, palla ancora per Prato. Della Maggiore, Iamu, gli arbitri però vedono un'infrazione e può ripartire il portiere Lukin. C'è stata un'infrazione, punizione per Brixen che ora imposta una nuova azione d'attacco. Abiker, fermata, 9 metri ancora per Brixen. Abiker, lo scambio con Put. Ancora la numero 22, Put, la conclusione dalla distanza
che va proprio a infilarsi nell'angolino. Riporta più 4. E frattanto c'è il primo time out richiesto dalla panchina pratese, dal tecnico Valentino Amegli. Minuti e 23 di questo primo tempo, con il Brixen su Tirol in vantaggio qui alla Pala Keynes di Prato per 11-7 in questa che è l'ultima giornata della fase regolare del campionato di Serie A1. Le altre partite giocate in giornata e nel pomeriggio hanno visto la vittoria di Pontinia sul Cassano per del Cassano Magnago a Pontinia per 30-24, la vittoria di Erice a Padova con il Cellini Padova per 29-19, la vittoria di Mezzocorona su Teramo per 25-23, quella di Salerno su Ferrara per 38-18 e quella di Mestrino e quella di Casalgrande a Mestrino per 28-22. E ora manca l'ultima partita, questa che si sta giocando qui alla Palestra Keynes di Prato, tra la Touché Gruppo F e il Brixen su Tirol. Brixen su Tirol ormai certo dei playoff, e lo stesso invece vale, ma questa volta per i playout, ai quali è destinata la formazione pratese. Però ambedue le formazioni hanno la possibilità, l'una il Brixen non perdendo, di agganciare il terzo posto, mentre le ragazze pratesi pareggiando potrebbero agganciare Mezzocorona e avere la miglior differenza reti negli scontri diretti. Vegni va a realizzare la numero 19, ha realizzato il suo quarto gol personale quando se n'è andata a metà di questo primo tempo, con Brixen in vantaggio di 5, massimo vantaggio finora della partita per la formazione altoatesina. Svigac va a trovare l'angolo e a realizzare la quarta marcatura personale, mentre dall'altra parte la girella del numero 25 Babbo, e anche per lei è il suo quarto centro personale della partita. Manovra la Touché Prato, Svigac, Rossi, infrazione di passi, di palleggio, e può ripartire la Eder, ma c'è la parata di Beatrice Blai, palla recuperata da Prato. Iamu, penetrazione di Iamu che va a realizzare, però l'arbitro aveva fischiato poco prima del tiro di Iamu e si ripartirà con i 9 metri. Svigac, Rossi, Iamu. Palla per Della Maggiore, ancora Iamu. Dentro per Ucchino, c'è il fallo. 9 metri per la Touché. C'è passivo, bisogna andare al tiro. Iamu, fermata, dovrebbero esserci 2 minuti per la numero 8 Eder. E ora Prato giocherà in superiorità numerica.
Palla all'ala per Della Maggiora. Rossi, Yamu, si libera, va al tiro e ci dovrebbe essere difesa in area e 7 metri per la Touché Prato. Tiro di rigore per la formazione pratese, se ne incarica Yamu e va a realizzare il suo quarto gol personale. E Brixen che ora ha tolto il portiere per avere la parità numerica di giocatrici di movimento. Muratovic, putte, la penetrazione della numero 22 Abiker che va a realizzare. Manovra ora la squadra pratese. Svigac, la parata, palla recuperata da Della Maggiora. Rossi, Yamu, penetrazione, la parata, ancora la parata di Lukin. Francesca Lukin, portiere, classe 91. Tiro alto, può ripartire Brixen. E la rete della... Ora c'è la rete di Margherita Rossi. Prima c'era stata la rete di Vegni e ora la rete di Margherita Rossi. Il time out richiesto dalla panchina del Sud Tirol da Noessing, il tecnico della formazione altoatesina. 19 minuti e 13 secondi di questo primo tempo, con il più 5 per il Brixen. 15-10. Vegni con 5 reti è la miglior marcatrice dell'incontro, seguita con 4 da Babbo nelle file del Brixen su Tirol, mentre in casa Prato sono Charity Yamu e la croata Svigac con 4 reti a testa, le migliori marcatrici della squadra allenata da Valentina Megli. Si riparte dopo il time out richiesto dalla panchina ospite. E c'è la rete di Vegni. La rete di Vegni, c'è stata una disattenzione delle ragazze pratesi che ora manovrano in avanti. Sviga, c'è poi Ucchino, però può ripartire, palla recuperata da Prato. Che può rimpostare questa azione offensiva. Margherita Rossi, penetrazione in rete. Penetrazione in rete di Margherita Rossi e dall'altra parte è la numero 22 Abiker ad andare a realizzare il gol del più 6 per la formazione del Brixen su Tirol.
Svigac, Rossi, Yamu. Svigac all'ala per Borrini, palla però recuperata da Muratovic, ma poi è Rossi che poi la riperde, Viola Rossi poi finisce per perdere la palla e Babbo va a realizzare malinteso, era una palla recuperata da Prato e c'è stata un po' di confusione, palla persa recuperata da Babbo che è andata a realizzare il gol del più 7 al 21esimo. Palla ancora recuperata dalla squadra ospite, contropiede parata questa volta da Beatrice Blai. Massimo vantaggio della partita, più 7, 11 a 18 al 21esimo. Il tiro di Svigac, c'è il fallo sulla ragazza croata, si ripartirà dai 9 metri. Infrazione ancora di passi, credo, eravamo coperti. E può ripartire su Tirol, entra la numero 17 di Pietro. Put di Pietro, Babbo, ancora Put. Gira la palla la formazione ospite, Di Pietro dentro per Vegni, palla recuperata da Svigac, fermata, punizione per Prato, entra Viola Rossi, numero 20. Entrata anche Martinelli, Yamu va giù, entrata anche la numero 23 Martinelli che ora scambia con Yamu, ancora Martinelli, Margherita Rossi va giù, difesa in area e tiro di rigore per la formazione pratese. Vediamo, va Charity Yamu a cercare di realizzare il tiro dai 7 metri e lo fa, segnando il suo quinto gol personale. Di Pietro, la parata di Beatrice Blai, può ripartire Rossi, Yamu, torna Martina Micotti all'ala al posto di Della Maggiora. Lo scambio Rossi, Ucchino, Yamu, Martinelli, va giù, 9 metri per Prato. Yamu che va a realizzare e ci sono 2 minuti per la numero 22 a Bicker. Due minuti per Abiker. Entra Saranovic,
Brixen gioca con sei giocatrici di movimento senza portiere. Brixen ora che manovra, put, palla dentro per Vegni, perde palla, può ripartire Prato e sbaglia, porta vuota, era senza portiere, Martinelli a porta vuota, non realizza, purtroppo poteva accorciare a meno 4, non ha sfruttato l'occasione la squadra pratese. Put, palla dentro per Vegni che va a realizzare in posizione di pivot il suo settimo gol personale. Iamu per Martina Micotti, palo, palo, palo di Micotti e può ripartire la formazione ospite che a tre minuti dalla fine del primo tempo conduce per 19-13. Babbo Put va a realizzare con il tiro da fuori. Fallo su Margherita Rossi, non ci sono i due minuti per i direttori di gara. Martinelli, Micotti, Iamu, ancora Martinelli per Rossi. Giro palla, Iamu dentro per Margherita Rossi, fermata, ancora 9 metri, Martinelli, Iamu va a liberarsi il tiro, palla però recuperata da Brixen che parte veloce con Babbo, palla dentro per Vegni che va a realizzare. Palla per Vegni che va a realizzare e ci sono due minuti per Viola Rossi. Due minuti per Viola Rossi e ora rientra Beatrice Borrini. Più 8 per Brixen. Si riparte con i 9 metri. Palla dentro, però recuperata dalla squadra ospite che conduce per 21-13 a un minuto dalla fine di questa prima frazione di gioco. Manovra Brixen con Abiker, fermata da Iamu e poi tiro alto della numero 20, Put, può ripartire Prato, 30 secondi, ultimi 30 secondi di gioco di questo primo tempo. Vediamo se Prato riuscirà ad andare a segnare. Martinelli, Iamu, va giù, c'è il fallo, 9 metri.
per Prato, 13 secondi, Margherita Rossi, Martinelli, manca 3 secondi, il tiro e c'è la sirena finale che sancisce la fine del primo tempo. Si chiude qui la prima frazione al Palestra Keynes di Prato con il punteggio di 13 Touche, 21 Brixen su Tirol. Noi ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo.
Torniamo collegati con la palestra Keynes di Prato, che è quest'oggi sede dell'ultima giornata della fase regolare del campionato di Serie A1 di pallamano femminile, che mette di fronte Tusci Gruppo F Prato e Brixen su Tirol. Primo tempo che si è chiuso con la formazione ospite in vantaggio per 21-13, quindi più 8 per la formazione altoatesina, che con questa vittoria, se maturasse questa vittoria qui a Prato, ma anche un pareggio, potrebbe agguanterebbe il terzo posto in classifica, perché supererebbe il Pontinia. Frattanto c'è stato il fischio d'inizio della ripresa dato dalle due arbitri Venturella e Sardisco, e ora la Touché a manovrare. È entrata ora Gurra, l'apertura per Martinelli, la parata di Lukin, contropiede di Hofer che va a realizzare, e ora è Prato a manovrare con Yamu che va a trovare l'incrocio dei pali e il suo settimo gol personale. Dall'altra parte alla numero 7 Muratovic, la montenegrina, a realizzare il gol numero 2 personale. E Brixen sale a più 9, 14-23, dopo 1:20 di questo secondo tempo. Casa Tusci è entrata anche la numero 10 Nicolai. Palla ora recuperata da Gurra. Yamu sbaglia Yamu, può ripartire il contropiede con la numero 7 Muratovic che va a realizzare, e c'è il più 10. La traversa, palla ancora per il contropiede di Hofer che va a realizzare. E ora è più 11 dopo 2 minuti. È salito a più 11 il distacco della formazione allenata da Nössing. Micotti, Gurra dentro, fermata Martina Micotti. È entrata anche la numero 88 da Vossa. Valentina Megli sta dando un po' spazio a tutte le ragazze. Palla persa, palla ancora persa da Prato. Può ripartire Saranovic, palla all'ala e va a realizzare la numero 22. Abicher, più 12. Manovra ora la Touché. Yamu, Gurra, da Vossa, Yamu, palla all'ala, troppo lunga e può ripartire. Troppi errori in questo inizio di secondo tempo per le ragazze pratesi. Tiro ora fuori della numero 19 Vegni.
parziale di più 5 in questo inizio di secondo tempo e più 12 per la formazione del Brixen su Tirol dopo 4 minuti di questo secondo tempo. E va a realizzare la numero 23 Martinelli. Put, ancora la numero 20, Abicher però commette infrazione di passi e poi può ripartire la Touché con Martinelli, scambio con Gurra, Yamu. Il tiro però termina fuori. Tiro della numero 10 Nicolai, mentre dall'altra parte va a realizzare Vegni il suo nono gol personale. Per il pivot classe 2000 della formazione altoatesina. Manovra, palla recuperata da Yamu, Martinelli, Davossa, Gurra, ancora Davossa, Yamu, fermata, 9 metri per Prato. Yamu, la conclusione, il palo e palla recuperata. Contropiede per Hofer che va a realizzare Hofer e c'è il più 13. Più 13, 15 a 28 al settimo della ripresa. Un parziale di 6-0 per la formazione altoatesina e c'è ora Gurra che va a guadagnarsi un tiro dai 7 metri e Vacciaritiamo a incaricarsi della trasformazione del tiro di rigore. Palo, palla deviata anche dal portiere, palo e poi esce sul fondo. Può ripartire Brixen, Saranovic. Nove metri. Put, palla deviata che si infila. Martinelli dall'altra parte per Gurra, Yamu, palla dentro troppo alta per Nicolai e può ripartire ancora Hofer che questa volta però non controlla, palla si perde sul fondo, è recuperata dal portiere Felet e la formazione di casa può rimpostare. In questo secondo tempo l'allenatrice Valentina Megli ha dato un po' spazio a tutte le ragazze in vista anche dei play-out che ricordiamo inizieranno subito mercoledì prossimo 3 maggio. La formazione pratese affronterà in gara 1 mezzo corona. Infrazione, palla recuperata da Brixen che può ripartire
e considerando l'andamento della partita siamo 15 a 29 più 14 per Brixen. Il mezzo corona avrà il vantaggio del doppia gara casalinga. Si giocherà a Prato mercoledì 3 maggio e poi sabato 6 gara 2 a mezzo corona, e se ci sarà la necessità anche gara 3 sempre domenica e sempre a mezzo corona, perché il mezzo corona con la vittoria di oggi sul Teramo ha scavalcato di un punto le pratesi e quindi parte da una posizione di vantaggio. È rientrata ora Svigac. Svigac, Martinelli, il tiro e la parata del portiere ospite. Può ripartire il Brixen. Palla recuperata da Prato. Martinelli, Gurra, poi Svigac, Gurra, Martinelli, penetrazione e rete di Martinelli, la sua seconda rete personale. Undici minuti di questo secondo tempo se ne sono andati, punteggio 16 Prato 29 Brixen, che ora manovra con Di Pietro, Saranovic, la conclusione dalla distanza di Put che va a realizzare, mentre dall'altra parte è Gurra che va a realizzare. Primo gol anche per Gurra. Di Pietro, palla recuperata, lancio per intercettato da Saranovic e si ripartirà però con la rimessa dall'angolo per Prato. Touché gruppo F in avanti con Svigac, lo scambio con Martinelli. Svigac, Martinelli, Gurra, fermata a 9 metri. Svigac, la conclusione smorzata, finisce tra le braccia del portiere. Lancio per la numero 27, Hofer, che va a realizzare. Contropiede, lancio lungo. Palla dentro, ci dovrebbero essere anche due minuti. Ci sono i due minuti per Saranovic. Due minuti per Saranovic. Il tiro di Martinelli, la parata di Lukin, il lancio per la numero 77 di Koller che va a realizzare.
più 15. Più 15 per Brixen, che è in pieno controllo della partita. Brixen che con questa vittoria sale al terzo posto in classifica, superando Pontinia, e affronterà nei playoff Lerice. Frattanto c'è la parata di Felet. Mentre l'altro playoff sarà Salerno-Pontinia. All'ala va a realizzare Martina Micotti, ma il gol viene annullato. E può ripartire Brixen, ma c'è il time out richiesto dalla panchina, da Nessing, il tecnico del Brixen. Dicevamo, Brixen che vincendo quest'oggi qui a Prato affronterà e supererà in classifica il Pontinia, chiuderà al terzo posto e affronterà nei playoff per lo scudetto Erice, la formazione siciliana. La classifica vede Salerno 39, Erice 34, Pontinia 32, che però sarebbe superato dal Brixen con la vittoria qui a Prato e salirebbe a 33. Mentre per quanto riguarda la zona playout, la salvezza di Casalgrande, mentre i playout li farà Ferrara, che quest'oggi è stata sconfitta di 20 a Salerno. Di Pietro, la parata di piede di Felet, gli arbitri fermano il tempo, c'è da recuperare il pallone che è stato recuperato e si riparte. Gurra, Martinelli, Svigat, Davossa, giro palla della formazione pratese. Micotti, Gurra, Svigat dentro, fermata Nicolai. Svigat. C'è infrazione passi di Svigac. Può ripartire Sud Brixen, Sud Tirol. Rabanser, Di Pietro, Hofer. Palla dentro, però c'è il tocco di piede, si riparte da 9 metri. Muratovic e la conclusione di Rabanser, che va a realizzare più 16. Per Brixen.
va a realizzare Svigac ora il suo quinto gol personale. La parata di Felet sulla conclusione della numero 27 Hofer. Può ripartire la squadra pratese con Martinelli, fermata Gurra, la rete di Gurra. E ora Brixen, il tiro parato da Felet. Vigac, Gurra. Il tiro di Gurra, parato dalla difesa del Brixen. Manovra la formazione ospite. Va a realizzare la numero 38 Rabanser dall'ala, mentre siamo dall'altra parte con Martinelli. Svigac, questa volta Lukin ci mette la mano e respinge, e può ripartire e Brixen su Tirol. Rabanser, Sozio, è entrata anche la numero 69 Sozio, c'è fallo, infrazione, palla ora in mano a Prato. Tiro che si perde al lato, può ripartire la formazione del Brixen. Di Pietro dentro per Vicoler, che va a realizzare. Nove minuti alla fine, il tiro di Gurra, sibila al lato della porta difesa da Lukin, che ora rilancia per Eder, tutta sola, che va a realizzare. Più 17 il vantaggio della formazione del Brixen, 36 a 19, quando mancano circa 8 minuti e mezzo alla fine. 9 metri Prato, Nicolai per Martinelli. Gurra, Rossi viola, non controlla, palla si perde al lato, lancio per Eder che va a realizzare.
più 18 a 8 a 7 e mezzo dal termine. Partita oramai segnata. La Touché Prato deve pensare, tanto c'è la rete firmata da Svigac ai playout che, come dicevamo, inizieranno subito mercoledì 3 maggio con la gara casalinga con mezzo corona. Poi ci saranno la gara di sabato 6 maggio, palla recuperata e poi dall'ala va a realizzare Sozio, va a realizzare la numero 69 Sozio. Dicevamo gara 1 dei playout mercoledì 3 maggio a Prato con Touché mezzo corona, poi sabato 6 ritorno in Trentino a mezzo corona e, se ci sarà la necessità, anche di gara 3 sempre a mezzo corona. Domenica il tiro di Gurra parato ma c'è fallo. L'altro playout invece vedrà opposte Ferrara e Mestrino, mentre è retrocesso direttamente il Teramo. C'è sfondamento, lancio per Eder che va a realizzare, dicevamo l'altro play out è fra Ferrara e Mestrino. E ricordiamo che le due formazioni che vinceranno questo primo turno dei playout saranno salve, ma le due formazioni che invece perderanno il primo playout avranno la possibilità del secondo turno dei playout, perché oltre al Teramo retrocesso, già retrocesso, ne dovrà retrocedere un'altra. C'è ora l'infrazione, palla che colpisce il soffitto, palla rimessa laterale per Brixen. 5 minuti alla fine più 19. Si va in archivio questo campionato di Serie A1 di pallamano, ricordiamolo il primo nella storia della Touché Gruppo F Prato, e la matricola pratese si è comunque ben comportata perché ha la possibilità di giocarsi la salvezza attraverso i playout con una squadra quasi esclusivamente fatta in casa. E ora è entrata anche la giovanissima Rubino. Quattro al termine. Ucchino, Svigac, palo interno, poi palla fuori e poi va a realizzare Martina Micotti il suo primo gol personale della partita. Di Pietro, Saranovic e il gol di Rabanser. Rubino, fallo 9 metri Prato. Ucchino, Rubino, palla dentro per Ucchino, però non controlla la giocatrice del Prato e dall'altra parte va a realizzare la numero 69 Sozio.
e è il più 20 a 2 minuti e mezzo dalla fine, 21-41. Ultime battute della partita. E Ucchino con un pallonetto va a realizzare. Primo gol anche per lei. Ultime battute di gioco, dicevamo, di questa ultima gara della regular season del campionato di Serie 1 di pallamano, che quest'anno ha visto per la prima volta anche la Touché Prato, dopo l'aver vinto gli spareggi promozione e la finale 8 di Serie A2. Ora c'è un errore di Rubino. Palla per Vegni che va a realizzare il suo 10° gol personale, miglior marcatrice dell'incontro. Palla all'ala per Micotti, non controlla, palla recuperata da Brixen. Un minuto alla fine. Si sapeva troppo il divario tra le due formazioni, tra le campionesse d'Italia in carica, che si giocheranno il playoff contro le siciliane dell'Erice, mentre l'altro playoff, intanto seguiamo Svigac che va a realizzare. Svigac che va a realizzare. Venti secondi alla fine, playoff che dicevamo vedranno Brixen contro Erice e Salerno contro Pontinia. Saranno queste quattro squadre che si giocheranno il titolo tricolore. C'è il tiro sul filo di sirena, finisce qui alla palestra Keynes. Brixen vince per 42-23 qui a Prato e sale così al terzo posto in classifica. Prato invece con questa sconfitta viene superato da Mezzo Corona, che sarà l'avversario dei playout a partire da mercoledì prossimo. Quindi a risentirci con le prossime gare della Touché Prato, qui sempre da Eleven Sport. Buonasera a tutti.